Amici, oggi torniamo con un video un po' particolare riguardante le teorie, in questo caso le teorie di The Last of Us Parte 2, un gioco che attendo tantissimo e sono sicuro che anche molti di voi lo attenderanno. Se anche voi come me siete interessati a video quali curiosità, piccoli segreti, top, flop e cose varie su vari giochi o serie TV, vi invito ad andare a cliccare sul link in descrizione. Il canale di Augo è bravissimo a fare questo tipo di video e quindi perché non dargli un'occhiata e magari se vi va iscrivervi anche, ve lo consiglio molto. Ma adesso signori non perdiamoci in chiacchiere e vi lascio al master in versione narratore. Se siete fan di The Last of Us e avete visto il trailer, molti di voi potrebbero aver notato che Tommy non indossa l'anello. Ma per far capire a tutti l'importanza di questo dettaglio, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Nel primo e indimenticabile capitolo di The Last of Us, Tommy era sposato con una certa Maria, la quale nel primo capitolo giocava un ruolo molto secondario ai fini della trama. Ma il fatto di aver rivisto Tommy nel trailer e soprattutto senza anello, diciamo che ha scatenato le peggio teorie da parte dei fan più accaniti della serie. È dunque possibile che Maria sia in qualche modo morta o momentaneamente dispersa, e perciò Ellie sia andata alla sua ricerca o, nel peggiore dei casi, alla ricerca dei suoi carnefici. Ovviamente non è per forza detto che sia morta o dispersa. Nel migliore dei casi potrebbe semplicemente trattarsi di un divorzio, poiché i due personaggi, ovvero Maria e Tommy, potrebbero in qualche modo aver avuto opinioni differenti per quanto riguarda la gestione del loro ex rifugio nei pressi della diga. Ovviamente nel corso degli anni, Tommy e Maria, insieme all'aiuto delle altre famiglie citate nel primo capitolo, hanno costruito un rifugio più sicuro e con una comunità unita e pronta a vivere una vita serena. Ovviamente, per quanto difficile possa essere. La scomparsa di Maria potrebbe essere quindi l'incipit che muove Ellie alla sua ricerca, la quale potrebbe poi diventare subito secondaria, poiché un evento ancora più grande e al momento imprevedibile smuoverebbe la brama di vendetta da parte di Ellie stessa. Ma la vera domanda è: perché aver rapito o addirittura ucciso Maria un personaggio così secondario? Una teoria interessante potrebbe riguardare le poche e rimanenti luci che abbiamo visto nel primo capitolo del gioco, le quali sono intenzionate a vendicarsi di Joel, il quale ingenuamente non ha eliminato tutte le luci, bensì, come sappiamo, durante la scena finale situata nel laboratorio, ha deciso di tenerne alcune in vita. Tutto questo potrebbe aver portato ad un'insurrezione da parte delle luci, le quali si sono riorganizzate nel corso degli anni e hanno deciso di uccidere o rapire Maria per fare un torto a Joel, e di conseguenza a tutta la comunità che lei ha fatto prosperare nel corso di questi 5 anni. Maria è quindi considerata come una sorta di madre adottiva per tutti quelli presenti nel rifugio, e il fatto di averla ipoteticamente persa per sempre potrebbe spingere Ellie alla sua ricerca, a differenza di ciò che i vari trailer hanno fatto pensare, ovvero che Ellie fosse alla ricerca di Dina. Ma se così non fosse, magari i braccialetti che abbiamo visto sul polso di entrambe le ragazze non sono lo stesso braccialetto, bensì potrebbero essere dei regali fatti da Maria in onore della creazione di questa nuova e prosperosa comunità. Ma come sempre, questa è una teoria partita da un semplice anello, e il verdetto finale lo avrà il gioco stesso. Quindi amici, questo era un video veloce riguardante le curiosità del trailer, ed è un po' di tempo che non facevo video curiosità, mi è piaciuto molto scriverlo. Io vi ringrazio per la visione, vi invito di nuovo a cliccare nel link in descrizione, e noi ci vediamo domani alla solita ora, ovvero 2:45, con un nuovo video. Ciao!